Vedendo la politica abruzzese, quando ci saranno le elezioni regionali? Questo sembra che sia diventato l'argomento del giorno. Le elezioni ci saranno, ovviamente. La legge consente tra novembre e marzo, noi dovremo decidere questo, ovviamente sentendo tutta la maggioranza, sentendo l'opposizione, sentendo il Presidente della Corte d'Appello, ma quando ci saranno si confronteranno due squadre, una che ha risanato l'Abruzzo da un punto di vista finanziario e soprattutto etico, nell'uso della gestione dei fondi che i cittadini mettono a nostra disposizione, e dall'altra una squadra che quando ha governato non ha fatto questo, non ha fatto questo, diciamo, ha fatto tutto il contrario. Diciamoci chiaramente, si scontreranno due leader forti, lei e Luciano D'Alfonso. Io non sono un leader forte, io sono un lavoratore indefesso con una forte componente di idealità che quando dice una cosa poi la fa. Ha detto che avremmo ridotto le tasse, abbiamo ridotto le tasse. Ha detto che saremmo stati forti nell'investire in innovazione, ricerca e nello sviluppo. Siamo stati la quarta regione italiana, secondo il Sole 24 Ore, in investimenti in ricerca e sviluppo. Avevamo detto che avremmo tolto le cambiali mefistofeliche che i giovani hanno sul loro futuro, i giovani abruzzesi. Abbiamo ridotto il debito da 4 miliardi a 3 miliardi di euro. Poi la politica politicante è tutta un'altra cosa. Su questo io non sono uno che si concentra sulla politica politicante. Penso che la politica oggi, in un contesto soprattutto così difficile, emergeranno differenze degli amministratori. Cioè, quando l'economia andava tutto bene, chiunque ci mettevi poteva andare bene. Quando invece le cose sono dure, allora bisogna mettere, a mio giudizio, buoni amministratori. Venditori di idee, di fumo, di fumisterie e così via, possono anche magari captare un po' di consenso, ma credo che poi si tratti di amministrare. Oggi amministrare è una cosa complicata.